Salve a tutti ragazzi e bentornati su WarPC. Oggi siamo qui con il PS War a provare questo gioco che si chiama Automobilista 2. Ho impostato già i settaggi tutti su height, ho impostato anche SteamVR a 500% e adesso andiamo appunto a scegliere un veicolo velocemente. E ci andiamo a fare un giro. Ragazzi, sto utilizzando il controller, quindi spesso uscirò fuori pista, quindi scusatemi per questo, ma purtroppo ancora non ho il volante e quindi per adesso vi faccio vedere, ci sono diversi veicoli da poter scegliere qui. Guardate che bella. Però voglio no. Ne voglio un'altra, voglio un'altra. Prendiamo questa, prendiamo questa, ok. Andiamo a far partire velocemente. Ok. Eccoci qui, raddrizziamo. Eccoci qui. Wow, che figo. Cercherò di guidare in un modo tranquillo. Wow, ragazzi, 120 Hz, è veramente figo questo gioco. Sembra molto reale. Fischiano un po' i freni. Wow, che figata. Allora ragazzi, nel PS War devo dire è molto molto bello da vedere. Cosa ha un audio fantastico, veramente molto molto reale. Sembra veramente di portare una macchina di Formula 1. Semmai vedrò di provarlo anche con i drift test, ragazzi, e vedere un po' la differenza. Veramente fatto bene. Ricordo che sta utilizzando solamente il tracciamento a trade off, insomma, senza utilizzare il Kinect in questo caso, perché non serve poi alla fine. Come potete vedere, quindi per giocare potete tranquillamente collegare il vostro PSVR al PC, scaricare Ivry da Steam, poi se volete l'acquistate, ma tanto molto probabilmente per provare qualche gioco dovete acquistarlo per forza perché il tempo di prova è limitato, quindi comunque potete provarlo. Oh, no. Wow, è veramente figo. È una bestia questa macchina, è proprio potentissima. Quando accelero troppo scoppietta dietro, una figata infatti. Questa ragazzi con volante è proprio da divertirsi. Bello bello, sì, veramente veramente figo. Wow,
praticamente nel Rift S sarà più definito, però per dire le scritte del cruscotto i numeri si leggono bene, in lontananza perde un po', però potevo in caso guardare meglio i dettagli nel gioco e spremerlo ancora un po'. Al solito ragazzi, io sto facendo i primi test, non è che lo sto provando insieme a voi, non ho fatto altre prove, quindi giusto proprio per capire come iniziare. Quindi ragazzi, se volete a basso costo potete comunque collegare il vostro PSVR e divertirvi con questi giochi utilizzando Ivry e siete già ok. E questo qui ragazzi, da quello che vedo, io ho provato anche Assetto Corsa, anche Project Car, questo qui comunque merita anche questo. Veramente dà una bella sensazione giocarci, insomma. Allora, zero senso di nausea per adesso. No, non sto notando appunto fastidi. Come al solito il PSVR in testa è comodissimo. E quanto riguarda la deriva, anche se sicuramente sta ruotando un po' a sinistra il PSVR, non mi sta dando fastidio. Ovviamente io non sto giocando a chissà che livelli, quindi. Oh, eccomi. Perdonatemi ragazzi, ma sto con il controller, quindi infatti sto andando piano giusto per farvi vedere. Ma che figata quando si accelera. Guardate, anche le macchine sono fatte proprio bene. Ma è fighissimo ragazzi, veramente uno spasso. Eccomi, sono andato un po' per campagna. Che è successo? Non so, forse. Ah, così posso mettere. Cambiare, insomma. Così guardo dietro. Ok, mi è entrata la retromarcia da sola, va bene. Pinto un tasto, magari per sbaglio, comunque. Ragazzi, 120 Hz è bellissimo, si nota proprio la velocità. Uno spettacolo. Io ragazzi, per chi è appassionato dei simulatori di guida, questo gioco ve lo consiglio. Ecco, insomma, nel PSVR ne ho visti comunque di giochi di guida e questo è molto realistico. Voglio andare in campagna. No, 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 no. Beh, come al solito ragazzi, io sono un po'. Soprattutto col controller non è facile, quindi perdonatemi.
centro al volo, magari se riesco. No, non riesco, non riesco, non riesco. Facciamo un altro piccolo giro e poi ci salutiamo. Neanche se ho messo insomma degli aiuti per la guida, ho iniziato proprio così al volo. Come faccio di solito le cose, anche le registrazioni, ragazzi, le faccio al volo senza montare pezzi, proprio così, diciamo, in diretta proprio. Questi sono un video ripreso direttamente dall'immagine del visore. Sta riprendendo quello che viene inviato al visore. Comunque è figo. Se ci riesco vorrei ricentrare velocemente. Oh! Beh, ci parcheggiamo qui. Ok ragazzi, per questo gameplay è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, selezionate la campanellina per non perdervi neanche un video. Io vi saluto, vi ringrazio, alla prossima.